Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Violetto. Nello scorso video ho cominciato l'avventura per la regione di Paldea. Devo andare a iscrivermi alla scuola, guarda che bel completino che mi hanno dato. E c'è un misterioso Pokémon che abbiamo trovato proprio su questa spiaggia. Si è svegliato, si è alzato. E guardalo lì, guarda che bello. È praticamente una moto futuristica, un jet forse? È più corretto dire un jet magari. Si ferma, sì, io mi fermo? Sì. Diciamo quasi che cammina in base al mio camminare. Bah, un po' strano. Ha paura che ci perdiamo. Ma come? Ah, mi ero scordato di lei. Rapito dal Pokémon, bellissimo. Miraidon è bellissimo, ragazzi. Per carità, anche Coraidon ha il suo perché, ma Miraidon, non so, ha quel qualcosa in più. Ah, eri preoccupata? Non ti preoccupare. L'origine del verso, ma lei non vede il Pokémon? Cerca di venire fin quassù. Tranquilla, ci penso io. Non ha visto... beh, Pokémon. Ah, ecco. Sì, sì. Mi sta chiedendo di seguirlo, sì. Oh, frate, buono, eh? Che spettacolo, eh sì. Ah, ma c'è Houndoom là sopra. Oh. A posto, fra? Niente, non vuole... ah, oddio, c'era un Gumshoes lì. No, un... com'è che si chiama? Non Gumshoes. Ma Yangus. A parte che non posso aprire il menu, il mio Pokémon sono scarichi. Ma oh... vabbè, niente, non me lo fa aprire il menu. Che poi io sto cercando di correre, ma si blocca da solo il correre. Niente, io corro da tutt'altra parte. Va, guarda lì, alla carica! La carica dei 101 cani demoniati. Beh, vabbè, Andaur e Houndoom sono i cani del infernali, si sa. Gli Andor di questa grotta sono un po' aggressivi. Va bene che ne guardi il corpo, ma è sempre meglio avanzare con cautela. E beh, certo. Certo, se solo la mia guardia del corpo avanzasse più velocemente, non mi farebbe schifo. Dai, andiamo, let's go. Oh, dai, su, cammina. Che potenza. E allora, dove si va? Si sta avvicinando qualcosa? Sì, perché quello lì non è già a sufficienza avvicinato. È dietro di te! Boss music ci sta? No, forse non è. Ah, eccola, eccola, è partita un po' in ritardo. Sì, va bene. Non è un avversario da cui poter fuggire. Mi sbrana il Pokémon Fuecoco. Niente? Ehi! Qua su, presto! Beh, tutto è bene perché finisce bene, direi. Incredibile, che Pokémon imponente! Ti sei salvato per il rotto della cuffia!
Oh no, è stanco? Si è stancato troppo. Forse ha esaurito le forze durante la lotta. Ma che Pokémon è questo? Sembra un po' un Cyclizar, ma non ne ho mai visto uno così. E questo cambio di forma così improvviso? Secondo te sta bene? Chi lo sa. Ne ho un mistero anche per te, beh, non lo conosco. Ma la cosa più importante è che stai bene. Certo che ti sei fatto valere in quella grotta. Tu e questo misterioso Pokémon vi siete appena incontrati, eppure avete lottato contro quell'Houndoom con gran sintonia. Ah, guarda, si è già rimesso in forze, meno male. Secondo te è stato lui a mettere il verso misterioso di prima? Wow, più lo guardi, più lo trovo intrigante. Quando sarà diventato un Pokémon tuo, come se dovesse diventarlo per forza, ci lotterei contro, va bene. E mi dà un MT32 Cometi, oltre al suo numero di telefono. Quindi per prendere il numero di telefono di una ragazza basta cadere giù da una scogliera, però rimanendo vivi? Va bene, mi pare fattibile. Saliamo in cima al faro, che era quello che dovevamo fare fin dall'inizio. Tutto a posto? Vabbè, se vuoi seguirmi. Ok, ti vuoi seguire? Oh yeah! Beh, let's go, let's go! Niente. Non vogliono saperne di venire. Ah, guarda lì, c'è un guardone. Chi è qui, oh? Ah, era un scatterbug. Dico, c'è un guardone lì. No, volevo andare a vedere cosa c'era dietro a faro, qualche segretuccio magari. Niente da fare. Ehi, ma che? Che ci fai qui? Che succede? Voi due cosa state combinando? Aspetta, ma ti conosco, ti ho già visto a lezione di letteratura. Ti chiami Pepe, giusto? Sei il figlio del professor Pokémon, il professor Turum, giusto? Lui è il figlio del professore di turno. Non vedo che c'entri mio papà adesso. Lei i capelli sono volati. Piuttosto, che diamine ci fa qui questo Pokémon? E perché ha questa forma strana? L'ho trovato ai piedi della scogliera. E insomma, questo Pokémon ha salvato Link. Però per lo sforzo si è ridotto in questo stato. Questa forma non è adatta a lottare. La vera forma di Miraidon è quella che assume quando lotta. Ah, si chiama Miraidon? Come fai a saperlo? Sarà suo? Se lo sarà perso? Il laboratorio è chiuso a chiave. Ah, ma quindi ho. Ho laboratorio. Ah, una porta quella! Va bene. Miraidon è un Pokémon speciale, cioè. Se hai intenzione di prenderti cura di Miraidon, allora mi tocca assicurarmi che tu ne sei all'altezza, ci stai? Vabbè, devo fare una lotta Pokémon. Hai il morale un po' a terra, ma con questa lotta ti sentirei meglio. Battagliero il ragazzo. Vediamo cos'hai. È uno scherzo? Hai dei brutti ricordi? Vediamo allora di fare una cosa sveloce, una cosa molto svelta. Ah, il tuo castorino qui morde. Castorino, uno scoiattolo. Quei denti da castoro però. La Miraidon che se la cilla, la grande. Lechonk impara incantavoce. Ah sì, è vero, lui è un maiale sexy quando diventa. Quando si evolve. Tipo un profumo, non lo so perché, però l'hanno fatto così. Poi lo vedremo magari se riesco a farlo evolvere. A parte dovrebbe trovarsi selvatico. E quindi. Non avevo speranza lottando con un Pokémon appena catturato. Ma io sì, invece, guarda un po'. È la Pokéball che ti serve per contenere quel Pokémon. La Pokéball, cioè una Pokéball particolare, c'è scritto Miraidon sopra. Una Pokéball. Vabbè. Lo sapranno loro. Beh, io la Pokéball l'ho mollata e con questo me ne lavo le mani. Buona fortuna. Vabbè. Ti ha ignorato, Onemi, e si vede che non gli piaceranno le ragazze. Che deve fare? Oh, lascialo sta. Ottimo.
Sì, andiamo in cima al faro allora, perché dai, è un'ora che dobbiamo andare in cima a questo faro, ci siamo persi per strada. Insomma, in cima a questo faro cosa c'è? La vita? Guarda, laggiù si vede Mesapoli. Ah, è una bella scarpinata fino all'allora, eh. Lo vedi quel grosso edificio con la Pokéball? È la nostra scuola. Sarà uno spasso studiare insieme a te, Link. Non vedo l'ora. In realtà studiare non è il mio forte, ma... In realtà con il metodo che ho adesso di studio sarebbe anche più facile. Magari avercelo avuto ai tempi. Guarda che panorama si vede da qui, eh. Praticamente tutta la regione, quasi. A parte oltre le montagne, certo. Montagne, erba alta e foresta. E in mezzo a queste bellezze naturali vivono tanti Pokémon che aspettano solo di incontrare te. Benvenuto a Paldea. Già, abbiamo un bel po' di strada. Quella è Platia. Ok, e c'è anche un pit stop lì, pare. E praticamente qui i centri Pokémon e i market sono tipo degli autogrill, delle pompe di benzina. Allora, io non penso che affronterò i Pokémon qui perché, bene o male, insomma, li ho catturati tutti. Se ne trovo qualcuno nuovo, magari lo catturo. E non skipperò neanche le lotte, bisogna farle, amici miei, ma ovviamente le taglio. Ah, ma abbiamo uno Psidacco e anche un Azuril. Ok, chi mettiamo per primo allora? Contro Psyduck, mi direi Hoppip, dai. Eccomi qua, Psyducko! Ovviamente preso. E sentite che c'è un suono strano, di una specie di Pokémon che fa un suono strano? Sentite? Proprio fa... Sembra che stia mangiando qualcosa o che sia in pericolo. Ora ve lo faccio vedere. Psyduck, se il suo mal di testa cronico si acuisce, può manifestare strani poteri di cui in seguito non ha memoria. Va bene, ora catturiamo anche Azurill, poi farò una deviazione. Ma ovviamente voi vedrete solo il meglio del meglio, eh. Già potete vederlo, eccolo, sta qui sotto. Lui, beh, si è visto anche nei trailer, è Gimmigol, forma girovaga, non mi ricordo come si chiama di preciso. Forma errante. Comunque sia, ci sarà modo di catturarlo. Lui se ne sta fermo in punti specifici della mappa e sta lì solo in attesa di essere preso. Non scapperà, anche perché non è lui il corpo. Vediamo che dice Pokédex. Nella sua grande coda rotonda conserva tutte le sostanze nutritive di cui ha bisogno per crescere sano e forte. Ah. Buono. Quindi la coda che collega alla coda più grande è tipo un cordone ombelicale. Eccolo. È scomparsa, vabbè, la scritta. Non ci posso, no, non ho premuto a... Proprio è scomparsa da sola. Oh, un Deerling! Era addormentato, poverino. Sono Pokémon molto carini, ma siccome amano nutrirsi di germogli, non sono visti di buon occhio dagli agricoltori. Poverini. Ed eccolo qui. Bello il Pokédex, mi piace un sacco. Allora, vediamo un po'. Anche Buizel preso, gonfia il suo collare galleggiante e rimane con la testa fuori dall'acqua in cerca di prede sulla terraferma. Furbo. Allora io faccio una grande deviazione perché in realtà qui c'è una cosa molto importante, si vede già in lontananza. Sono quelle rovine là. Ma ci andiamo subito. Ovviamente, come ho già detto, dopo l'incipit della trama, gli episodi andranno a gonfie vele. Un episodio, una palestra o una base del Team Star o un Pokémon dominante. Questi primi tre, giusto per ingranare, ci vogliono. Ah, abbiamo un Pokémon nuovo, un Flamigo! Questo in squadra sicuro. Cioè, o meglio, vediamo come va, poi vediamo se metterlo in squadra o meno. Magari è una pippetta, no, non si sa mai, eh. Vediamo un po' che ci dice Pokédex. Ah, è vestito volante lotta. Ah, volante, bene. Beh, ovvio, ha l'abitudine di agire all'unisono con i membri del suo gruppo per lanciare un attacco perfettamente sincronizzato. Ok, e questo è chiaro. Flamigo.
Poi magari per i soprannomi vedrò un attimino poi più tardi come fare. Però per quanto riguarda le mosse, si va in info del Pokémon. Ah, con X il soprannome. Ah, ok. E gestione mosse con A. Fai ricordare, fai dimenticare, usa MT. Semplicissimo. Ah, guarda un po', c'è un Drowsy e altri Gimme Ghoul. Bene, io volevo proprio prendere, venire qua per prendere appunto Gimme Ghoul. Questo qui. Non so veramente a che serva prendere questi Gimme Ghoul. Moneta poi, neanche Gimme Ghoul. Ci freghiamo le monete. Ma quanti Drowsy ci sono? Toh. Tutto a posto, bro. È colto di sorpresa, sì. Intanto lui sbraita, fa lì le mosse. E noi ti facciamo un bel brasciere. Quando fiuta con il suo grande naso riesce a localizzare chi dorme e a capire che sogni sta facendo. Fa paura sto Pokémon. E poi Hypno si porta via i bambini. Per sbaglio, dicono gli studi. Chissà. Altri Gimme Ghoul ci sono? Non si sente fare il suo verso. Ah sì, eccolo. Ah, ok, wow, che range. Siamo forti. Ora, ripeto, non so a che servano le monete di Gimme Ghoul, però io cerco di prenderli tutti. Che coperchio strano. Non riesco a togliermi dalla testa quello strano coperchio. Aiutami a distrarmi con una lotta. Ah, Spaccabilly! Ah, eccolo qui. Tato, che si dice allora? Tu sei quello che ha fatto a botte con i Fletchling? Chi ha vinto? Voi avete vinto perché avete cacciato i Fletchling dalla città. Poi questo vabbè, Pokémon che si vedeva nei trailer europei. Non sapevo si chiamasse Spaccabilly. Quello. Pietro, ho scoperto lo strano coperchio. Vuoi venire un attimino? È questo? Qui c'è un Pokémon. No, forse c'è Pokémon leggendario che non è né Miraidon né Coraidon. Però così subito all'inizio ce lo fanno sapere? C'è un'incisione appena visibile. Qui sono rinchiuse le tavolette di legno portatrici di sciagura. E basta? Vabbè, non mi faccio domande. Se andiamo in acqua affoghiamo, vero? Neanche posso buttarmi. Ma è Wooper? È Wooper, sì! Ah, guardalo, che bellino! Lui è terra veleno. Che ci fa in mezzo all'acqua? Boh, veleno terra. Poiché da sole è più esposto ai pericoli, 3 o 4 esemplari si aiutano a vicenda percorrendo le paludi in fila indiana. Questo è un lago, quindi non è una palude. Perché non stanno in fila indiana. E comunque, da quel poco che ho visto. Ti fiondi subito fuori dall'acqua. Va bene. Da quel poco che ho visto, dicevo. A parte che ci sono tantissimi. Ah, ma stava anche sulla terra. Ci sono tantissimi Pokémon. E alcuni davvero vivono in gruppi. Non so quanto estesa sia sta faccenda. Vabbè, questo oramai è di casa. Non so quanto sia estesa questa faccenda, ma. Ok, possiamo anche tornare su volendo. Ah, già Scatterbug si evolve? Ok, si evolvono presto i Coleottero, quindi sì. Credevo si evolvessero come nei trailer in mezzo al. All'erba, invece no. Ok. Non ha una tana fissa, gira per i campi e montagne senza una meta precisa, accumulando energia per l'evoluzione. Magari si evolve solo qui in mezzo all'erba il primo che ha in squadra, quello che sta lottando forse. Ah, ecco i Fletchling che vivono in comunità, tipo. Guardali, che carini. Ok. Perfetto, abbiamo visto i Pokémon che vivono insieme. E rimettiamoci sul cammino principale che è anche ora. Queste sfere gialle sono le MT.
Ormai da un po' di tempo a questa parte le MT sono tutte quante gialle. Oh, ma è Faidao? Oh, è Faidao. E Iglibuff anche? No, voglio affrontare Faidao. Faidao. No, lo cuociamo in questa maniera. E dai, vedi, te l'ho detto che lo cuociamo. Fai coco. Cioè, croccomela, scusami. Fai piano. Eccolo un altro, vai. Ma è tipo treccia dietro, è proprio un pane. Ma anche senza brutto colpo. È che, senti, Faidao, non è che non è che ti voglio mettere in squadra, perché si vede proprio che non ce la fai. Però un minimo resisto. Faccio morso, che non è molto efficace, sei tipo folletto. Vediamo un po' che ci dice il Pokédex. Il lievito contenuto nel suo alito è utile in cucina, perciò questo Pokémon è stato protetto dagli esseri umani fin dall'antichità. Solo a Paldea però, non l'hanno esportato in altre regioni. Non è un Pokémon da esportazione. Anche Iglibuff è stato preso. Gli piace molto cantare, ma è ancora inesperto. Se incoraggiato nel modo giusto, migliora poco a poco. Ma Jigglypuff invece parte proprio imparato, quindi. Ci sta. Preso Ralts, e cosa ci dice? Ralts è molto sensibile all'umore delle persone e degli altri Pokémon. Non appena avverti ostilità, si nasconde subito nell'ombra. Come ho detto, catturo tutto e leggo tutto, ma non uso i Pokémon vecchi, tra virgolette, uso solo quelli nuovi. Guarda, Nemi, stavo venendo a centro Pokémon proprio perché stavo vedendo che non era fattibile la faccenda. Mi sono proprio fatto male tanto, tanto, tanto. C'è anche un centro market, il Pokémon Market per la precisione. I crediti Lega, il tasso di cambio è semplice, un CL vale un poche dollaro. Poche euro, poche lire, chiamateli come volete. È la macchina MT che mi permetterà, insieme ad altri materiali, di fare MT. I crediti Lega si prendono sfidando le palestre o facendo i raid Terra. O anche sconfiggendo i dominanti e i membri del Team Star, quindi ne avremo davvero tanti alla fine. Ma anche i soldi, ce ne sono davvero tanti, quindi non è per forza necessario vincere a tutti i costi e quindi usare crediti Lega. Let's go. Inoltre, l'infermiera Joy ci darà dei consigli per l'avventura non richiesti, vero? Ecco, per l'appunto. Bene. Torna quando vuoi, mai. Allora, dove dobbiamo arrivare noi? Dobbiamo arrivare a Platia. A Mesapoli, c'è anche il segnalino. Bene, anche per oggi il video termina qui. Più tardi ne pubblicherò un terzo, così in modo da avere la strada spianata verso il quarto episodio, che ci porterà quindi all'inizio dell'avventura vero e proprio. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.